Novità ce ne sono tantissime, spostiamo la parte mangiativa davanti al Duomo, la piazza più bella di Carignano, anche per cercare di portare in questa piazza più di gente che gli altri anni mancavano sempre. C'è un progetto dietro questo Chapingabò, ora faremo questo talk la domenica, molto importante, che si parlerà sì di Chapingabò, ma oltre a Chapingabò c'è un discorso anche di cibo, la filiera del latte, del grano, bisogna invogliare le persone a venire a Carignano perché ci sarà una novità molto importante rispetto agli altri anni, mantenendo sempre comunque la tradizione di prima, cioè la morte bovina, la transumanza, il mangiare il Chapingabò in tutti i piatti. L'albergheo di Carignano farà proprio una cena al venerdì sera. Sicuramente noi parliamo solo di Chapingabò, la bagna cauda c'è, ma è un complemento perché il Chapingabò è la verdura principe della bagna cauda, non poteva mancare. Però il Chapingabò sicuramente non è bagna cauda. È molto di più, lo racconteremo. Vi aspettiamo a Carignano il 7, 8, 9 di ottobre.